feretro con il corpo di Chiara Ugolini arriva davanti alla chiesa parrocchiale della piccola comunità di Fumane in una giornata calda e muta. Fumane si è fermata, oggi è lutto cittadino, serrande abbassate ed un silenzio lungo e profondo accoglie l'ingresso della bara in chiesa. Ad attendere Chiara, per l'ultimo viaggio, la mamma, il papà, il fratello e il fidanzato Daniel, visibilmente provati dal dolore. La famiglia intera, ma anche le amiche della squadra di pallavolo in cui Chiara giocava e allenava, tutti gli assessori dei servizi sociali dei 37 comuni del distretto ovest veronese, in fila con in mano il fiore simbolo della lotta contro la violenza alle donne. Poi diversi primi cittadini e centinaia di persone comuni, stipate attorno alla chiesa ad assistere alla celebrazione grazie al maxi schermo allestito sul sagrato. Sulle terrazze, sui balconi, i messaggi «Chiara, per sempre» e lo striscione sul portone «Ciao Chiara». Chiediamo l'aiuto di Dio per affrontare questa tragedia con dignità, ha detto il vescovo Giuseppe Zenti, attorniato dai sacerdoti con il parroco Don Emanuele, che non ha mancato di condannare fermamente l'assassinio di Chiara. Ma qualunque sia l'esito del processo, una cosa è certa. Chiara è morta per aggressione vile e diabolica, assurda, inumana, mentre sognava un futuro in grande. Chiara è morta martire della violenza malvagia e della sopraffazione dell'uomo sulla donna, ha detto il vescovo. Inedita barbarie, ritenuta manifestazione di libertà, la cultura di sopraffazione del più forte. Fermiamo questa strage. È diventato un bollettino di guerra. È un bollettino di guerra che riteniamo debba esaurirsi in una decisa determinazione dell'intera società a porre fine a questa ignobile e inumana mattanza di donne. Seguono una serie di preghiere anche per affidare a Dio il dolore della famiglia di Chiara e poi il ricordo commosso ed appassionato delle amiche. No, non ti possiamo sostituire, ma possiamo provare a farti vivere e rivivere in parte in noi. Ciao Ugo, la tua squadra. E quello del papà. Il giorno che sei nata avevo giurato che ti avrei sempre protetto, per la vita, da tutto e da tutti. Scusami tesoro mio, ma la cattiveria umana è stata più forte.